evidentemente, visto che siamo appunto immersi nella natura, e poi un percorso tra utopie e distopie con alcuni autori. Adesso vi spiego un po' che cosa si intende con questi termini. Vi dico anche chi sono gli autori che andiamo a prendere in considerazione. Naturalmente è un percorso ampio, complesso, quindi prendetelo come un aperitivo anche questo, un aperitivo pre-cena in cui gustiamo alcuni passi che ci fanno riflettere anche su noi stessi, sul nostro tempo, sulla situazione in cui siamo. Allora, che cosa si intende con utopia? Vabbè, con utopia forse è più nota questa parola, l'utopia, che è una parola peraltro oggi un po' screditata, no? Perché se uno pensa delle cose diverse da quello che esiste, subito gli dicono: non sei una persona realista, non ti adatti a quello che è il principio di realtà, eccetera, eccetera. L'utopia è una parola bellissima, in verità, significa non luogo, significa pensare a altre possibilità di vita. Questa è l'utopia. L'utopia è come dire, è legata al desiderio dell'essere umano di migliorare, di crescere, di pensare a un mondo più giusto, più vero. Ecco, questa è l'utopia. L'utopia è un genere letterario che percorre la letteratura, non so, la Repubblica di Platone, per esempio, è un'utopia. Capite però. Dicevo prima, oggi la parola è screditata come appunto se fosse una cosa irrealizzabile. E invece la dimensione utopica è una dimensione fondamentale dell'essere umano che non si adatta a ciò che vive intorno a sé, specie se è qualcosa di inquietante, ma cerca di uscire, di migliorare, di evolvere. Ecco, questa dimensione utopica, oggi la incontreremo soprattutto in un autore che si chiama Wendell Berry. E che non è ancora molto noto in Italia, forse magari qualcuno di voi lo conosce, però è ancora poco noto in Italia. È un poeta contadino americano, nato nel 1934, quindi ormai un patriarca, vivente, è ancora vivente, è un agricoltore nel Kentucky. Da 5 generazioni i Berry sono agricoltori nel Kentucky. E che cosa fa Berry? Beh, intanto fa il contadino e la sua fattoria, che prima era di 2 o 3 ettari, nel corso della sua lunga vita è diventata una fattoria molto più vasta e molto più grande. Soltanto che Berry è anche un poeta, un romanziere, un saggista straordinario, profondamente critico del sistema, come potremmo dire, di industrializzazione, di tecnologizzazione del mondo. Ecco, per cui vi leggerò soprattutto alcune poesie di Wendell Berry, che è tradotto in italiano, quindi se poi voi andate a cercare qualcosa di questo autore trovate ancora non tantissimo, però sono tradotte alcune poesie, sono tradotti alcuni romanzi e sono tradotti alcuni saggi bellissimi. Per esempio ce n'è uno molto bello che si intitola Perché non uso il personal computer e noi potremmo pensare che Wendell Berry sia così, un personaggio curioso che vuole fare l'alternativo. In verità, la lettura di Berry può essere sconvolgente perché mette in discussione delle cose che noi prendiamo per assodate, per sicure. Poi dopo non è detto che noi dobbiamo seguire Wendell Berry, ma almeno iniziamo a pensare in un modo diverso. Ecco, quindi vi accompagnerò tra lo stormire delle foglie, a sentire qualcosa di questo poeta contadino, però dall'altra visiteremo anche degli autori distopici. Il principe degli autori distopici è Orwell, George Orwell. Che cosa significa distopia? Allora, distopia è il contrario di utopia. Utopia è un bel luogo, in fin dei conti, un luogo come potrebbe essere. La distopia invece è un luogo inquietante. I romanzieri distopici che cosa fanno? Guardano il presente e scrivono romanzi ambientati nel futuro. Apparentemente parlano di qualcosa che verrà, ma stanno parlando di qualche cosa invece che potrebbe accadere a partire dal presente che hanno davanti ai loro occhi. Per esempio, Orwell ha scritto 1984, che è il suo capolavoro assieme alla Fattoria degli animali, e
Nel 1948, come tutti sapete, 1984 è 48 capovolto, cioè ha immaginato di ambientare il libro appunto nel 1984 e ha scritto un capolavoro della riflessione sul totalitarismo, un libro di straordinaria attualità oggi. E però che cosa stava facendo Orwell? Stava riflettendo sui totalitarismi che avevano appena insanguinato il mondo, il totalitarismo nazista e il totalitarismo stalinista. A partire da questo ha scritto un romanzo che parlava del presente, ma che era ambientato nel futuro e che voleva essere in qualche modo una riflessione sulla lezione che ci può venire da quelle brutture storiche, se noi non restiamo desti e se noi non siamo svegli. Ecco, quindi adesso entreremo subito nella lettura di Orwell. Vi propongo però anche, poi non so se riuscirò a fare tutto, ma poi le cose ve le guardate anche voi, magari un po' sulla dispensina, un altro autore distopico molto importante, Aldous Huxley, che ha scritto Il mondo nuovo. In verità, Aldous Huxley ha scritto questo libro nel 1932, mentre quello di Orwell è del 48, soltanto che quello di Orwell è diventato più famoso. Quello di Huxley è però, come dire, tra i primi tre o quattro romanzi distopici interessanti. Ecco, nel mondo di Huxley è tutto, come potremmo dire, tecnologizzato. Ad esempio, i figli non nascono più facendo all'amore, uomo o donna, non si può neanche pronunciare papà e mamma, guai. Se tu dici padre, madre, sono parole impronunciabili. I figli nascono in provetta e sono programmati a seconda di caste, alfa, beta, gamma, delta, caste sociali. Gli alfa sono i privilegiati, le loro cellule vengono ossigenate, e nutrite nel modo migliore, i beta gli tolgono un po' di ossigeno, i gamma li trattano sempre meno bene e poi hai i delta che sono proprio carne, come dire, palle di cannone, carne da macello. E quindi è un mondo dove tutto viene programmato attraverso questa tecnologizzazione che diventa totalitaria. Ecco, quindi capite che in entrambi questi romanzi, anche in Orwell, la tecnologia è importante. Per esempio, in Orwell, come voi forse ricorderete, è pieno di schermi dappertutto. Probabilmente quando Orwell ha scritto nel 48 questa cosa, uno dice che esagerato, George, mamma mia, ma guarda. E adesso ci siamo dentro in pieno. Telecamere, controlli, è una cosa incredibile. Qualcuno dice capitalismo della sorveglianza, una grande studiosa russo-americana, Shoshanna Zuboff, ha scritto un volumone, Il capitalismo della sorveglianza. Non c'è luogo dove tu in qualche modo non sia monitorato o dove i tuoi dati non possano essere raccolti. Come vedete, appunto, Orwell e Huxley parlano di cose che, quasi passato un secolo, sono davanti ai nostri occhi e forse noi prendiamo come l'unico mondo possibile. Capite? Ecco perché si apre lo spazio per l'utopia, cioè pensare possibilità di mondo diverse. Che cosa c'è però di particolare ancora, e poi finisco di introdurre, cosa c'è di particolare ancora in questi due romanzi? Che in entrambi i romanzi, che in fin dei conti sono distopici, raccontano un mondo distorto, totalitario, di controllo, dove l'umano rischia di sparire, beh, in entrambi i romanzi la natura diventa un luogo di fuga. Sia in 1984 che in Huxley la natura apre degli spazi di possibilità di speranza. Poi non è detto che le cose funzionino bene, sono romanzi distopici e quindi sono romanzi che riflettono sul lato oscuro della realtà. Ma in entrambi questi due testi i personaggi cercano rifugio, cercano spazio, cercano altre possibilità di vita, cercano di amarsi, per esempio nel caso di 1984, in mezzo alla natura. Ok? Quindi vi ho detto Orwell, Huxley, Wendell Berry, vi ho antologizzato anche delle pagine di un autore straordinario che conoscete senz'altro, che si chiama Ray Bradbury, che in genere noi conosciamo soprattutto per Fahrenheit 451, un altro romanzo distopico. Io però vi ho antologizzato delle pagine di un romanzo bellissimo che si intitola L'estate incantata, che racconta l'estate in una piccola città agricola del Michigan,
vissuta da dei ragazzini che vivono la natura come Adamo ed Eva quando sono stati creati e che immagino la vivessero con uno stupore, una meraviglia assolute. E quindi il mondo della natura, la fantasia dei ragazzini si uniscono e creano un romanzo di pura poesia. Questi ragazzini vivono la natura come un'utopia, cioè come un mondo migliore possibile. Ecco, questo è un po' il piatto di antipasti, no, di aperitivo che vi propongo. Adesso iniziamo a leggere un po' di Orwell. Allora, inizio a leggervi l'incipit del romanzo, che come sentirete è distopico. Era una luminosa e fredda giornata di aprile e gli orologi battevano 13 colpi. Winston Smith, tentando di evitare le terribili raffiche di vento col mento affondato nel petto, scivolò in fretta dietro le porte di vetro degli appartamenti Vittoria. Non così in fretta, tuttavia, da impedire che una folata di polvere sabbiosa entrasse con lui. L'ingresso emanava un lezzo, una puzza di cavolo bollito e di vecchi e logori stuoini. A una delle estremità era attaccato un manifesto a colori, troppo grande per poter essere messo all'interno. Vi era raffigurato solo un volto enorme, grande più di un metro, il volto di un uomo di circa 45 anni con folti baffi neri e lineamenti severi ma belli. Winston si diresse verso le scale. Tentare con l'ascensore, infatti, era inutile. Persino nei giorni migliori funzionava raramente e al momento, in ossequio alla campagna economica in preparazione della settimana dell'odio, durante le ore diurne l'erogazione della corrente elettrica veniva interrotta. L'appartamento era al settimo piano e Winston, che aveva 39 anni e un'ulcera varicosa alla caviglia destra, procedeva lentamente, fermandosi di tanto in tanto a riprendere fiato. Su ogni pianerottolo, di fronte al pozzo dell'ascensore, il manifesto con quel volto enorme guardava dalla parete. Era uno di quei ritratti fatto in modo che quando vi muovete gli occhi vi seguono. Il Grande Fratello vi guarda, diceva la scritta in basso. All'interno dell'appartamento una voce pastosa leggeva un elenco di cifre che avevano qualcosa a che fare con la produzione di ghisa grezza. La voce proveniva da una placca di metallo oblunga, simile a uno specchio oscurato, incastrata nella parete di destra. Winston girò un interruttore, la voce si abbassò notevolmente, anche se le parole si potevano ancora distinguere. Il volume dell'apparecchio, si chiamava teleschermo, poteva essere abbassato, ma non vi era modo di spegnerlo. Fuori il mondo appariva freddo, persino attraverso i vetri chiusi della finestra. Giù in strada, piccoli monilemmi di vento facevano roteare spirali di polvere di carta straccia. E sebbene splendesse il sole e il cielo fosse di un azzurro vivo, sembrava che non vi fosse colore nelle cose, se si eccettuavano i manifesti incollati per ogni dove. Il volto, dai baffi neri, guardava fisso da ogni cantone. Ve n'era uno proprio sulla facciata della casa di fronte. Il Grande Fratello vi guarda, diceva la scritta, mentre gli occhi oscuri guardavano in fondo a quelli di Winston. E poi proseguendo le tre frasi famosissime: la guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza. Va bene. Capite bene che il nostro Winston Smith, il protagonista del romanzo, notate intanto la scelta dei nomi. Smith è come dire Rossi, quindi è il nome più comune per un britannico, per un anglosassone, per un britannico. Siamo a Londra, naturalmente. Londra che è vista come la capitale dell'impero, la capitale di questo luogo distopico. E poi Winston, che probabilmente potrebbe essere un'allusione a Winston Churchill, che era visto un po' come un eroe, ma Orwell forse qualche dubbio invece ce l'ha anche su Winston Churchill. Quindi nasce questo Winston Smith. E vedete il mondo che viene rappresentato, un mondo claustrofobico, puzzolente, chiuso, freddo, anche se fuori c'è il sole, un mondo chiuso, bloccato, con questo uomo con i baffi. Sicuramente potrebbe essere Stalin, ma non
potrebbe anche essere l'altro baffetto, erano due i baffi terribili di quegli anni, che incombe. Un mondo quindi claustrofobico, bloccato, è il mondo del socing, di questa sorta di socialismo inglese, che è perfettamente il contrario, è una falsa sinistra, potremmo dire, una sinistra totalitaria, quella del socing. E poi un mondo di inversioni, per cui la guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza. Pensate alla guerra è pace oggi. Sembra quasi il mantra di tanti che parlano in TV oggi. L'unico modo di risolvere la situazione è la guerra. La guerra è il modo di fare la pace. Ecco, riflettere oggi sulle distopie, capite, ha significato perché sotto tanti punti di vista noi siamo in un mondo distopico, siamo in un mondo in cui la guerra è tornata prepotentemente alla ribalta, dopo disastri del secolo precedente, dopo la guerra preventiva del 2001, siamo qui ancora a parlare di guerra, come se le guerre risolvessero mai qualcosa. Ci troviamo in tempi di catastrofe climatica. Non va chiamata crisi climatica. Crisi è una bella parola, perché le crisi portano sempre a delle possibili prese di coscienza. Entro in crisi, capisco e cambio. Capite? La crisi è una parola interessante, invece le catastrofi sono inquietanti. Quindi viviamo in un tempo anche di catastrofe climatica. Usciamo da un periodo oscuro pandemico. Che però poteva essere un'occasione di cambiare e invece è stata un'occasione soprattutto di controllare di più e soprattutto non di cambiare le cause forse di quello che ci ha portato anche a questa pandemia. Ecco, quindi capite che i nostri tempi sono tempi che per l'amor del cielo hanno anche degli aspetti positivi di emancipazione, ma sono tempi anche profondamente oscuri. Dante direbbe di selva oscura. Qui invece siamo in un luminoso bosco, grazie a Dio, però attraversiamo tempi di selva oscura. E allora capite che queste frasi, anche l'ignoranza è forza, è interessante oggi, quando generalmente parlando nel mainstream la cultura è svalutata, contano più altre cose che non invece il lungo percorso faticoso, anche affascinante, no? Leopardi dice. I leggiadri studi e le sudate carte, perché la cultura è un viaggio affascinante, ma anche faticoso, difficile. Allora, abbiamo ben visto il mondo quindi distopico, però, vi dicevo, in Orwell non c'è solo questo. Succede che Winston si innamora di Giulia. Ah, in questo mondo è vietato è vietato toccarsi nel mondo di 1984. Vedete che ci può ricordare qualcosa, eh? A noi hanno detto che la cosa fondamentale era il distanziamento sociale, che è un'espressione distopica. Casomai bisognerebbe dire distanziamento fisico. Capite? Distanziamento fisico può avere significato all'interno di un certo contesto e lì lo aveva, ma distanziamento sociale vuol dire che io non sono più un animale sociale come Aristotele ci ha insegnato. 2000 e passa anni fa, l'uomo è uno zoon politikon, cioè un essere politico, e invece no, diventiamo atomi separati gli uni dagli altri. Ecco, nel mondo di Orwell è così, non ci si può neanche toccare le mani. Adesso leggeremo un breve brano in cui Giulia e Winston, sotto il fuoco delle telecamere, osano stringersi le mani ed è un atto di ribellione pazzesca. Vogliamo ancora toccarci, vogliamo ancora sentire la carne, non vogliamo soltanto vederci via cavo, via Zoom, via Meet, ma vogliamo ancora sentire i nostri corpi insieme. In un mondo del genere, ovviamente, il nostro Winston non solo inconsciamente spera di innamorarsi, anche se non lo sa, ma sogna. E che cosa sogna? Lo trovate sempre a pagina 1. Sogna il paese dell'oro. Il paese d'oro. E che cos'è il paese d'oro? È un bosco, è un luogo di campagna. E così dice, è un sogno. D'un tratto era in piedi su un prato tagliato di fresco, elastico sotto il piede, in una sera estiva, quando i raggi del sole cadendo obliquamente indorano il suolo.
Questo paesaggio compariva così spesso nei suoi sogni che non riusciva mai a essere certo di non averlo già visto nella vita reale. Nei suoi pensieri da sveglio lo chiamava il paese d'oro. Era un vecchio pascolo mordicchiato dai conigli e attraversato da un sentiero serpeggiante, con i rialzi del terreno qua e là che rivelavano le tane delle talpe. Nella siepe brulla, all'estremità del campo, i rami degli olmi ondeggiavano lievemente nella brezza, le foglie fluttuanti in fitte masse come tante chiome di donna. Ecco, sentite come Orwell sta descrivendo con una straordinaria maestria questo luogo, che sarà il luogo poi, gli alberi sono, e le foglie sono chiome di donna. E infatti qui poi si incontreranno Giulia e Winston. In questo luogo poi ci sono meno telecamere. E questo è anche il punto. E quindi i nostri due amici, i nostri due protagonisti, potranno infrattarsi lì e vivere la loro storia d'amore. Quindi capite che anche nel mondo tenebroso di Orwell, quindi i luoghi della natura diventano dei luoghi di salvezza, diventano dei luoghi di possibile trasformazione. Mi sentite bene? Tutto a posto? Perché io intanto sento anche questa voce del vento che mi accompagna ed è assolutamente magnifico. Allora, il piccolo brano che vi leggo adesso è proprio quello dell'incontro delle loro mani. Era ormai giunto il momento che Winston e la ragazza si separassero, anche perché se sono visti insieme sarà la fine, saranno catturati. Arriverà la psicopolizia che domina in 1984. Naturalmente il dominio totalitario è un dominio che tocca anche la testa, quindi la polizia è una polizia che ti prende dal punto di vista fisico, ma anche che controlla la tua mente. La distopia è sempre un luogo dove la prigionia avviene anche nella tua mente, non soltanto nel tuo corpo. E quindi Winston e Giulia devono stare attenti alla psicopolizia e a tutti gli schermi collegati. Ah, avete sentito poi che questi schermi possono al massimo essere abbassati il volume, ma mai spenti. Come i nostri telefonini oggi quasi. Li puoi spegnere, però non puoi più togliere la batteria, per esempio, i telefonini. Notate, un tempo toglievi la batteria, adesso no. Il telefonino è sempre vivo, ogni tanto sta lì a dormire, però è pronto a risvegliarsi continuamente. Allora, sentite questo brano. All'ultimo momento, però, mentre erano ancora attorniati dalla folla, la mano di lei cercò la sua e gliela strinse. Le loro mani erano rimaste strette per non più di 10 secondi e tuttavia quel tempo era parso lunghissimo. A Winston fu sufficiente per conoscere ogni dettaglio della mano che lo stringeva. Ne esplorò le dita lunghe, le unghie armoniose, la palma callosa indurita dal lavoro, la pelle liscia al di sotto dei polsi. Ora sarebbe stato capace di riconoscere la vista. Nello stesso momento si rese conto che non sapeva di che colore fossero gli occhi della ragazza. Probabilmente erano marroni, ma a volte le persone con i capelli neri li avevano azzurri. Girarsi per guardarla bene sarebbe stata un'assurda follia. E così, tenendosi ben stretti per mano, resi invisibili da quella muraglia di corpi, avevano entrambi lo sguardo fisso davanti a sé. E non furono gli occhi della ragazza a guardare Winston, ma quelli dolenti del vecchio prigioniero che lo fissavano di sotto a quella disordinata massa di capelli. Ecco, sentite che cosa diventa questo toccarsi le mani. Ecco, prima nel sogno del paese d'oro, vi ricordate il brano che vi ho letto prima, ho saltato una parte, quando Winston si risveglia dal sogno del bosco e del paese d'oro, si risveglia e pronuncia la parola Shakespeare. Molto, molto affascinante questa cosa, non so se sia un eco di sogno di una notte di mezz'estate, ma capite che pronunciare Shakespeare in un mondo totalitario è terribile. Se leggi ancora Shakespeare, forse la psicopolizia non possiede ancora tutto il tuo animo, tutta la tua mente, tutta la tua psiche. E così, misteriosamente, Winston, che non è un letterato, si trova a pronunciare la parola Shakespeare, che capite, per un inglese è come per un italiano dire Dante, svegliarsi e pronunciare
la parola Dante, quindi un'ancora di il padre della nostra lingua, potremmo dire il padre della lingua inglese. Ecco, adesso facciamo un salto in avanti e leggiamo qualcosa dell'incontro tra Silvia e Giulia e Winston nel bosco. Si sono dati appuntamento appunto nel bosco, eh? Potrebbe essere questo bosco forse. Alzò lo sguardo, era la ragazza, fece un gesto di diniego con la testa, un chiaro modo per invitarlo a non parlare, poi si aprì un varco fra i cespugli e senza indugiare cominciò a camminare davanti a lui lungo il sentiero finché non si inoltrarono nel bosco. Conosceva bene il posto, senza alcun dubbio, perché scansava con assoluta sicurezza le piccole pozzanghere che di tanto in tanto incontravano. Winston la seguiva, stringendo ancora in mano il mazzo di fiori. All'inizio si era sentito sollevato, ma ora, guardando il corpo snello e forte della donna che camminava davanti a lui, con la fascia scarlatta, stretta, quanto bastava esaltare la curva dei fianchi, la consapevolezza della propria inferiorità gli comunicò un senso di angoscia. Persino adesso gli sembrava più che probabile che quando si fosse voltata a guardarlo avrebbe finito col cambiare idea. Anche la soavità dell'aria e il verde delle foglie lo intimidivano. Già durante la passeggiata che aveva fatto quando era uscito dalla stazione, il sole di maggio l'aveva fatto sentire sporco e per così dire sbiadito, una creatura che viveva sempre al chiuso e aveva i pori della pelle impregnati della nera polvere di Londra. Si rese conto che forse fino a quel momento lei non lo aveva mai visto in piena luce e all'aperto. Giunsero all'albero caduto di cui gli aveva parlato. La ragazza lo superò di un balzo e si aprì un varco fra i cespugli, in un punto in cui farlo sembrava impossibile. Winston le andò dietro e scoprì che si trovavano ora in una radura naturale, una collinetta circondata da alberi alti che la chiudevano completamente. La ragazza si fermò e si girò. Eccoci qua. Ecco, questo che sta costruendo Orwell, capite, questo sembra un brano bellissimo, ma in verità tutto il romanzo, se voi conoscete, avete letto, è un romanzo cupissimo, eh? Anche dal finale molto cupo. Però qui che cosa sta costruendo Orwell? Sta costruendo un locus amenus, così si chiama in letteratura questa, come dire, questa modalità. È una sorta di stereotipo, ma nel senso buono del termine. Cioè un luogo ameno, un luogo di pace, di bellezza, dove l'uomo e la natura si incontrano. Quando Dante, nel cammino dalla selva oscura alla cima del purgatorio, arriva sulla cima del purgatorio, entrerà in un giardino che è come questo e incontrerà due donne, Matelda e Beatrice. Ecco, quindi è un elemento letterario che poi torna in tantissimi poeti italiani, stranieri, eccetera, eccetera. Quindi sta costruendo un locus amenus che qui diventa il luogo della relazione umana, perché in fin dei conti i mondi totalitari distruggono la relazione umana e questa relazione umana è veicolata anche dall'incontro con la natura. Era di fronte a lui, a diversi passi di distanza, ma ancora Winston non osava accostarsi a lei. «Non ho aperto bocca lungo il sentiero», disse la ragazza, «per paura di qualche microfono nascosto. Non credo che ce ne siano, ma non si può mai sapere. C'è sempre la possibilità che uno di quei porci riconosca la tua voce. Qui siamo al sicuro». Winston ancora non osava avvicinarsi a lei. «Siamo al sicuro?» ripeté stupidamente. «Sì, osserva gli alberi». Erano frassini minuscoli che qualche volta dovevano essere stati tagliati, ma poi, ricrescendo, avevano dato vita a una sorta di foresta, di pali sottili, come il polso di una mano. «Piantarvi dei microfoni è impossibile, e poi sono già stata qui». Fino a quel momento si erano limitati a parlare, ma Winston era riuscito ad andarle un po' più vicino. La ragazza gli stava davanti, quasi sull'attenti, con un sorriso vagamente ironico sulla bocca, come a chiedergli che cosa stesse aspettando. Le campanule erano adesso sparpagliate al suolo, quasi fossero cadute dal sole. Winston le prese la mano. «Forse non ci crederai», disse, «ma fino a questo momento non sapevo nemmeno di che colore fossero i tuoi occhi».
Notò che erano marroni, di una tonalità piuttosto chiara, mentre le ciglia erano nere. «E tu, adesso che mi hai visto, come sono veramente, riesci ancora a guardarmi?» «Certo che ci riesco. Ho 39 anni, una moglie di cui non posso liberarmi, le vene varicose, 5 denti falsi». «Per me tutto questo non ha la benché minima importanza», disse la ragazza. Un attimo dopo, senza che nemmeno si capisse di chi era stata la prima mossa, lei era fra le sue braccia. Al principio le sensazioni di Winston furono di pura e semplice incredulità. Quel bel corpo giovane era stretto contro il suo ed egli poteva sentire sul volto la massa dei suoi capelli neri. Non era un sogno. Quando lei rialzò la testa, Winston prese a baciarle la bocca larga e rossa. La ragazza gli aveva stretto le braccia al collo e ora lo chiamava tesoro, mio caro, amore mio. L'aveva tirata giù per terra, non opponeva alcuna resistenza. Poteva davvero fare di lei quello che voleva. La verità, tuttavia, era che lui, se si esclude ciò che trasmetteva il mero contatto fisico, non provava sensazioni di sorta, sentiva solo incredulità e orgoglio, era felice di ciò che stava accadendo, ma non provava desiderio, era troppo presto. La sua giovinezza e la sua bellezza l'avevano intimidito, non sapeva neanche perché, ma era troppo abituato a stare senza una donna. La ragazza si ricompose, togliendosi una campanula dai capelli, poi sedette accanto a lui, passandogli un braccio intorno alla vita. «Non importa, caro, non c'è fretta. Abbiamo l'intero pomeriggio. Non è un rifugio splendido? L'ho scoperto una volta che mi sono persa durante una gita sociale. Se dovesse arrivare qualcuno, lo sentiremmo a 100 metri di distanza. Come ti chiami?» le chiese Winston. «Giulia. Il tuo nome invece lo conosco. Ti chiami Winston. Winston Smith». Vedete, è interessante, straordinario questo brano. Noi diamo per scontato che loro sappiano come si chiamano, ma in quel mondo non sai più neanche come ti chiami. Sei un numero, sei un pezzo. E loro in mezzo alla natura possono dirsi i loro nomi e conoscersi veramente. Diventa un simbolo di un altro modo di essere umani, naturalmente, no? Disumanizzando il mondo e non potendo più dire il tuo nome, quando tu puoi dire il tuo nome con consapevolezza, con coscienza, all'interno di uno scenario vivo, ecco che qualcosa di umano sta accadendo. E in fin dei conti non accade niente di speciale, accade solo ciò che è umano. E questa è la cosa straordinaria di questo brano, che è una parentesi di luce all'interno del romanzo, naturalmente. Perché è una parentesi di luce all'interno di un romanzo cupo, che racconta naturalmente di come invece si vogliano distruggere le relazioni tra gli esseri umani. Come lo hai scoperto? A scoprire le cose sono molto più brava di quello che credi, mio caro. Dimmi che ne pensavi di me prima del giorno in cui ti ho passato il biglietto. Non gli venne neanche in mente di dirle bugie, gli sembrò anzi un gesto d'amore non nascondere il peggio. Odiavo anche il solo vederti, avrei voluto ucciderti. 2 settimane fa ho pensato seriamente di fracassarti la testa a colpa di pietra. Se proprio lo vuoi sapere, pensavo che tu avessi a che fare con la psicopolizia. La ragazza rise divertita, evidentemente scorgeva nelle parole di Winston un tributo alla perfezione del suo camuffamento. Sì, pensavo qualcosa del genere, moltissime ragazze sono così. Ecco, e così il brano continua con questo loro incontro d'amore, che vedete anche è costruito quasi con, come dire, con un romanticismo molto delicato, perché via via il loro incontro arriverà un po' di cioccolato rubato nel mercato nero, sciolto nella bocca di entrambi, e poi baci e amore finalmente, con Winston che dirà: ma questo è il paese d'oro, perché Winston a un certo punto dice: ma questo è il luogo che io vedevo in sogno. Ecco, il locus amenus terminerà tragicamente nel romanzo, ma non devo parlarvi di questo, e quindi faccio un salto successivo e passo ad Huxley. Voi come va? Riuscite a seguirmi? Bene, allora, di Huxley vi dico poco, però vi racconto anche qui come la natura è importante. E intanto anche di Huxley vi leggo l'incipit del Mondo Nuovo, che è un altro incipit straordinario. Voi sapete che
nei libri di letteratura veri, l'inizio è molto importante, in tutti i libri di narrativa l'inizio è importante, perché è un luogo dove si cattura l'attenzione del lettore, ma in genere un grande scrittore nell'incipit mette già tutto il romanzo in miniatura, se io sono attento. Per esempio nell'incipit di Orwell già c'era quasi tutto il romanzo. E così anche nell'incipit di Huxley, che inizia così. Intanto il capitolo si chiama Comunità, Identità, Stabilità. Ecco, il mondo di Huxley sembra bello. A differenza di quello di Orwell, è un mondo dove tu sei obbligato a essere felice. E se sei infelice, ti prendi un po' di soma. Che cos'è il soma? È una specie di droga che ti toglie il dolore, ti fa felice, ti toglie le malinconie. E tu sei perennemente sotto soma. È un mondo anche di sesso promiscuo. Quindi, mentre nel mondo di Orwell tu non ti puoi neanche toccare le mani, nel mondo di Huxley è un consumo continuo di tutto. Ecco, quindi vedete com'è interessante quello di Huxley, sotto alcuni punti di vista, anch'esso in parte sembra descrivere qualcosa del nostro mondo. No? Oggi sembra che tu sei obbligato a essere felice, obbligato a essere bello, obbligato a essere super prestazionale. Nel mondo di Huxley è così. E quindi comunità, identità, stabilità diventano parole che sembrano belle. Quello che perdi però è la possibilità di farti domande critiche, di rifiutare, per esempio, di essere per forza felice. Perché devo per forza essere felice secondo i criteri tuoi? Ecco, perché non posso ricercare una mia via di felicità? Naturalmente il mondo di Huxley è un mondo omologato, cioè si è felici tutti nello stesso modo. Questo è il punto, capite? Quindi, certo che sei felice, ma mangiamo tutti le stesse cose, vestiamo tutti gli stessi vestiti, a patto che noi apparteniamo agli alfa o ai beta, perché se già siamo gamma o delta, allora siamo solo forza lavoro. E così inizia il romanzo. Un edificio grigio e pesante di soli 34 piani. Sopra l'entrata principale le parole «Centro di incubazione e di condizionamento di Londra centrale». E in uno stemma il motto dello Stato mondiale, comunità, identità, stabilità. Ecco, sentite subito che l'inizio ci chiarisce le cose. Centro di condizionamento. Siamo sempre a Londra. Londra in questi anni è ancora probabilmente il centro del mondo. Oggi probabilmente sarebbe Washington o forse Pechino. Allora è ancora Londra. Questo è il romanzo del 32, quello di Orwell 48. E poi lo stemma, comunità, identità, stabilità. Ecco, in questo romanzo il condizionamento è fondamentale. I bambini vengono condizionati fin da piccoli. Per esempio vengono condizionati a odiare i libri. Perché vengono associate delle immagini ai libri che li turbano. E quindi tutte le volte che loro vedranno un libro saranno turbati. E così tutte le cose eventualmente belle, se tu vieni condizionato in questo modo, le odierai. Magari qualcuno di voi ricorda quella scena straordinaria di Arancia Meccanica di Stanley Kubrick, nel quale Alex viene portato in una sala cinematografica, gli vengono tenuti aperti gli occhi forzatamente ed è costretto a sentire il suo amato Ludwig van Beethoven accostato ad immagini terribili del nazismo. E quindi questo provocherà poi un terribile cortocircuito per cui Alex odierà Beethoven o tutte le volte che sentirà Beethoven avrà conati di vomito, eccetera, eccetera, eccetera. No? In qualche modo nel romanzo di Huxley, molti anni prima, viene utilizzata la stessa... e l'uomo diventa un'arancia meccanica. Così era la metafora di Stanley Kubrick, a sua volta preso da un romanzo di Anthony Burgess, no? Da cui Kubrick era ispirato. E qui nel mondo di Huxley avviene esattamente la stessa cosa. L'enorme stanza al pian terreno era volta verso il nord, fredda nonostante l'estate che sfolgorava di là dei vetri, nonostante il caldo tropicale della stanza stessa. Una luce fredda e sottile entrava dalle finestre, cercando avidamente qualche manichino drappeggiato,
qualche pallida forma di mummia accademica, ma trovando solamente il vetro, le nichelature e lo squallido splendore di porcellana di un laboratorio. Gelo rispondeva a gelo. I camici dei lavoratori erano bianchi, le loro mani erano protette da guanti di gomma di un pallore cadaverico. La luce era gelida, morta, fantomatica. Solo dai gialli cilindri dei microscopi essa prendeva a prestito un po' di sostanza calda e vivente, spalmandola come del burro sui lucidi tubi, striando con una lunga successione di strisce luminose i tavoli di lavoro. E questa, disse il direttore, aprendo la porta, è la sala di fecondazione. E così voi entrate in questo mondo tutto automatico, tutto tecnologizzato. Il dio di questo mondo è Ford. Ford, il Ford della Ford. Infatti, per esempio, si dice sua forderia a un uomo importante, a un governatore lo si chiama. Ford è il dio di questo mondo che è tutto automatizzato e che tutto, vedete, in camici bianchi, tutto igienizzato, ma terribilmente raggelato. In questo mondo la storia è una sciocchezza, come aveva detto Ford stesso. La storia è inutile, quindi nel mondo nuovo tu non devi ricordarti la storia, perché se ti ricordi la storia, ti ricorderai che il mondo non è sempre stato così. Ti ricorderai che prima di Ford sono successe delle cose, alcune volte brutte, alcune volte belle, che gli uomini magari si sono ribellati, e scoprirai tutta una serie di cose che sarebbe meglio che tu non scoprissi, E così viene detto nel romanzo, la storia è tutta una sciocchezza. Ecco, a un certo punto si dice così, una spolveratina e quelle macchie di antica sporcizia chiamate Atene, Roma, Gerusalemme, l'impero di mezzo, sono tutte scomparse. Una spolveratina, il posto dove era stata l'Italia, eccolo vuoto. Una spolveratina, via le cattedrali. Una spolveratina, un'altra, via Reliar, via i pensieri di Pascal. Una spolveratina, via la passione. Una spolveratina, via Requiem. Ancora, via la sinfonia, via. È un mondo dove ci si dimentica delle proprie radici, però si è felici. Ecco, voi mi direte, bene, ma la natura che c'entra qui? Allora, la natura c'entra anche in questo romanzo, perché cosa succede? Succede che gli abitanti di questi luoghi non sanno, in genere, che esiste una parte del mondo selvaggia, abitata da persone che ancora fanno i figli come li facciamo ancora noi, dove danzano, dove litigano, dove sono tristi, dove sono felici, a seconda. È un mondo selvaggio. È un mondo selvaggio dove tu non sai neanche che ci sia questo mondo, al massimo vieni mandato per punizione. È un mondo che viene scoperto da alcuni protagonisti del romanzo e provoca loro uno shock pazzesco. E un abitante di questo mondo che si chiama John il Selvaggio, che conosce ancora Shakespeare a memoria, perché la sua mamma ha avuto due libri a disposizione per insegnargli qualcosa, uno era un manuale tecnico, quindi lui sa tutte delle cose tecniche, e l'altro era una raccolta delle opere di Shakespeare, quindi John il Selvaggio conosce Shakespeare a memoria. E ci sarà un incontro tra questo mondo super tecnologico che vi ho descritto e il mondo del selvaggio. Sarà un incontro, come voi potete immaginare, tragico. È un romanzo distopico. Però, ancora una volta, in questo luogo della natura, i personaggi scopriranno qualcosa che non immaginavano neppure esistesse. E quindi anche nel mondo di Huxley la natura è importante e significativa. Se non avete letto questo romanzo, vi consiglio di leggerlo, perché è un romanzo veramente di grandissima attualità, come avete potuto intuire. Ecco, adesso salterei al momento Bradbury, così sento di fare, e andrei invece al poeta contadino, Wendell Berry, di cui vi raccomando, ma adesso non lo farete da voi, vi raccomando di andare a leggerlo e a conoscerlo. Allora, per chi ha la dispensina, ma altrimenti ascoltatemi, andate a pagina 8, forse la mia è un po' più lunga, però insomma. Allora, vi leggerò soprattutto le poesie di Berry.
Allora, vi ricordate Barry, poeta contadino del Kentucky, 87 anni, nato nel 34, autore molto celebre in America. Per esempio, quando Bush Junior decise di fare quelle leggi terribili che si chiamano Patriot Acts, che erano leggi per le quali sembra i romanzi di Orwell. Allora l'emergenza era il terrorismo. Ogni volta c'è un'emergenza diversa nel nostro sistema del capitalocene. Si va avanti per stati di emergenza. E quello era il terrorismo. Allora, il Patriot Act stabiliva che io polizia, potevo andare a vedere i libri che tu leggevi perché tu potevi essere un potenziale terrorista dai libri che leggevi. Quindi io potevo andare in biblioteca e dire: mi faccia vedere che libri legge Gianni. Io sarei stato messo in carcere subito, probabilmente. Immediatamente, perché mi interessano dei libri anche un po' critici alcune volte. Capite? Non è. Qui siamo usciti dai romanzi di Orwell e di Huxley. Sono leggi che sono state fatte nel 2001, dove è stata coniata anche quella abominevole espressione di guerra preventiva. Faccio la guerra prima che ci sia la causa di farla. Non so se ricordate tutto questo. Bene, Wendell Berry scrisse una pagina durissima contro questo Patriot Act e fu pubblicata a piena pagina sul Times. Era una pagina in cui Berry diceva: se l'America è questa, noi siamo perduti. Ecco, questo per dirvi che Berry è molto noto in America. È amato dagli ecologisti, però poi per alcune cose lo seguono e per altre no. Per alcune cose sta simpatico a quelli di sinistra, per altre no. Per alcuni sta simpatico ai conservatori, per altre no. È un uomo libero. Avete presente un po' Pasolini? Ecco, Pasolini era così. Non sapevi a chi stava simpatico, perché quelli di... doveva essere marxista, però fu espulso dal partito dopo 3 anni. Aveva un'ispirazione sotto alcuni punti di vista cristiana, però la Chiesa gli faceva processi uno via l'altro. E quindi, insomma, non si sapeva bene Pasolini a chi piacesse, perché era un uomo libero. Poi magari sbagliava, non è che essere uomo libero vuol dire che dici sempre giusto. Però era un uomo che provocava e faceva riflettere. E Barry è qualcosa del genere. Allora, adesso vi leggo questo poemetto che è tratto da un'opera che si intitola Il manifesto del contadino impazzito. Anzi, il titolo esatto è Manifesto, il fronte di liberazione del contadino impazzito. È una poesia del 73. Sentitela un po'. Ama il guadagno facile, l'aumento annuale, le vacanze pagate. Desidera sempre di più le cose preconfezionate. Vivi nella paura di conoscere i tuoi vicini e di morire. E avrai una finestra nel tuo pensiero. Neppure il tuo futuro sarà più un mistero. La tua mente sarà schedata e rinchiusa in un cassettino. Quando ti vorranno far comprare qualcosa, ti chiameranno. Quando ti vorranno sacrificare al profitto, te lo faranno sapere. Perciò, amici, ogni giorno fate qualcosa che non può essere computato. Amate il Signore, amate il mondo, lavorate gratis. Prendete tutto quello che avete e siate poveri. Amate qualcuno che non se lo merita. Denunciate il governo e abbracciate la bandiera. Cercate di vivere in quella libera repubblica che essa simboleggia. Approvate tutto quello che non riuscite a capire. Lodate l'ignoranza, perché quello che l'uomo non ha ancora scoperto, non ha ancora distrutto. Fate le domande che non hanno risposta. Investite nel millennio. Piantate sequoie. Dichiarate che il raccolto principale è la foresta che non avete seminato, che non vivrete abbastanza per mietere. Chiamate tutto ciò profitto, profetizzatelo come guadagno. Riponete la vostra fede nei 5 centimetri di humus che crescono sotto gli alberi. Ogni 1000 anni, ascoltate i cadaveri, accostate l'orecchio vicino e ascoltate il flebile chiacchierio dei canti che verranno. Preparatevi alla fine del mondo, ridete. Il riso non è misurabile. Siate gioiosi pur avendo considerato tutti i fatti e nonostante tutto. Finché le donne non si svendono al potere, date retta alle donne più che agli uomini.
E domandati, tutto questo soddisferà una donna soddisfatta di generare un bimbo? Tutto questo turberà il sonno di una donna prossima al parto? Vai con il tuo amore nei campi, stenditi tranquillo all'ombra, posa il tuo capo sul suo grembo, giura fedeltà a ciò che è più vicino ai tuoi pensieri. Appena i generali e i politicanti riescono a prevedere i movimenti del tuo pensiero, sbarazzatene. Lascialo lì come una falsa pista, una strada che non hai preso. Sì come la volpe che lascia più tracce del necessario, a volte in direzione sbagliata. Pratica la risurrezione. Ecco, non so se... se magari anche non avendola davanti avete sentito la forza di questa straordinaria poesia che termina proprio così e pratica la resurrezione, così anche in inglese. È una poesia paradossale naturalmente, che volutamente anche vuole provocare in qualche modo il lettore. Ecco, Barry rappresenta proprio uno sguardo alternativo sul mondo. Può essere quasi irritante alcune volte lo sguardo di Barry. Barry, per esempio, critica violentissimamente le politiche americane, politiche interne ed estere. Critica anche la rivoluzione industriale. Pensate un po', perché dice che ha distrutto tutte le culture precedenti e che quindi ha preso il monopolio della realtà. E noi pensiamo, mangiamo, solo in questo modo. E in Barry il contatto con la natura è fondamentale. Questo vecchio signore va con il suo taccuino nel bosco, con la matita, neanche la penna, e passa ore nel bosco e scrive a matita le sue poesie. Nel saggio che vi dicevo perché non uso il personal computer, io ahimè scrivo i miei libri con il personal computer, quindi in questo caso pur amando molto Barry... Non ho questa capacità che ha Barry, anche se condivido molte delle cose che lui dice. Lui dice a un certo punto, quando mi si dirà che qualcuno ha scritto un libro più grande della commedia di Dante e che il motivo per cui l'ha scritto è l'uso del computer, allora io cambierò idea. Così scrive in questo saggio bellissimo, anche tradotto in italiano, Wendell Barry, che come vi dicevo ci dà uno sguardo diverso sul mondo. E vi leggo adesso un po' di sue poesie. Allora, il contadino fra le tombe. Sono oppresso da tutto lo spazio occupato dai morti, le loro lapidi in piedi spalla a spalla, le ossa imprigionate sotto di loro, arate i cimiteri, trascinate via i monumenti, scoperchiate i loculi e le bare, così che i morti possano nutrire le loro tombe e andarsene liberi, i loro ettari attraversati tutta l'estate da filari e mandrie e api operaie. E qui i morti che possono stare insieme ai vivi. Ecco, nel mondo di Barry il rapporto tra morti e vivi è un come i mondi tradizionali. Capite? In tutte le società tradizionali i vivi e i morti hanno sempre avuto un collegamento molto forte, soltanto nella nostra epoca che la morte è un tabù. E poi dopo ciascuna popolazione, ciascuna tradizione avrà avuto un culto dei morti, chi credeva nell'aldilà, chi non credeva, ma sempre il collegamento tra vivi e morti è molto forte, naturale quasi, così in questo mondo paradossalmente appunto i morti devono poter circolare in mezzo alle campagne e non essere limitati dalle loro tombe. Ancora, sentite, l'uomo nato per coltivare. Il piantatore di alberi, il giardiniere, l'uomo nato per coltivare, le cui mani si protendono sottoterra e germogliano, per lui il terreno è una droga divina. Entra nella morte ogni anno e ritorna esultante. Ha visto la luce riposarsi nel cumulo di letame e rialzarsi nel frumento. Come una talpa il suo pensiero corre lungo la cima dei filari. Quale seme miracoloso avrà inghiottito perché dalla sua bocca fluisca il discorso senza fine del suo amore, come una vigna che si aggrappa alla luce del sole e come acqua che scroscia nel buio. Ecco, nel mondo di Barry il rapporto con la terra è un rapporto, non so come dire, sentite, dice il terreno è una droga divina. Io non sono agricoltore, quindi sono un povero borghese da questo punto di vista, però
c'è qualcosa di... Per Barry è un'esperienza, come vi dicevo, di cinque generazioni, però c'è questo rapporto con la terra che, indipendentemente dal fatto che uno sia agricoltore o no, probabilmente tutti noi dobbiamo recuperare la forza, la concretezza di questa terra che tra l'altro ci sostiene. Tutte le tradizioni del passato hanno pensato che la terra fosse una dea. Qualcuno l'ha chiamata Pachamama, l'ha chiamata madre, qualcuno l'ha chiamata sorella. È soltanto da 200-300 anni che noi pensiamo che la terra sia morta e che sia terreno di mercificazione, di vendita, di conquista. Capite? Questo è un punto, eh? È un punto dove la nostra mentalità è stata formattata, mentre sempre nell'Oriente, nell'Occidente, nel Sud e nel Nord del mondo la terra è sempre stata vista come un essere vivente. E quindi c'è qualcosa di molto antico in Barry che torna. Conoscere il buio, andare al buio con la luce è conoscere la luce. Conoscere il buio è andare al buio. Vai ad occhi chiusi e scopri che anche il buio sboccia e canta ed è percorso da oscuri piedi e oscure ali. È bello anche andare nelle selve oscure, è bello anche che non tutto sia chiaro, è bello anche incontrare il mistero. Ecco, in Wendell Berry è molto forte l'idea che tutto ciò che ci circonda, anche questo straordinario bosco, sia qualcosa di fisico, ma sia anche qualcosa di misterioso, di visitato dal mistero della vita. È di qualcosa di cui non siamo padroni. Siamo attraversati dalla vita, ma non siamo padroni della vita. Siamo vivi, ma dobbiamo custodire la vita. E non siamo padroni della vita, neanche della nostra vita. La vita circola ovunque, qui si sente che la vita circola. Ecco, poi vi leggo questa, la pace delle cose selvagge. La pace delle cose selvagge. Quando mi sale la disperazione del mondo e mi sveglio di notte al minimo rumore, per paura di come sarà la vita mia e dei miei figli, vado a sdraiarmi dove il germano silvestre si posa splendido sull'acqua e il grande airone mangia. Entro nella pace delle cose selvagge, che non si affliggono la vita con presagi di dolore. Entro al cospetto dell'acqua calma e sento sopra di me le stelle cieche di giorno in attesa con la loro luce. Per un po' riposo nella grazia del mondo e sono libero. La pace delle cose selvagge. Gli amici di Fai questa cosa la possono vivere. Io che sono cittadino, devo venire a Fai per forza per non morire, anche gli altri amici milanesi lo sanno. E quindi diamo per scontato tutto ciò, invece, sentite anche che poesia straordinaria costruisce Barry. Quando la nostra mente è presa dal vortice dei pensieri, l'incontro invece contemplativo anche. Barry è un poeta d'azione, perché sentirete anche ci sono dei testi di denuncia molto forti. Ma è un poeta di contemplazione, quindi faccio qualcosa, non devo fare niente, devo solo contemplare, devo solo stare con me stesso, devo solo essere presente. Ecco, per esempio, anche questa poesia molto bella, Come essere un poeta, per mio promemoria. Trova un posto per sederti, siediti, resta in silenzio. Dovrai fare affidamento su affetti, letture, conoscenze, abilità, più di quante tu ne abbia, ispirazione, impegno, maturità, pazienza. Perché la pazienza congiunge il tempo all'eternità. Dubita del giudizio di chi elogia i tuoi versi. Respira con respiro incondizionato l'aria non condizionata. Lascia perdere i fili elettrici. Comunica con lentezza. Vivi una vita a tre dimensioni. Stai lontano dagli schermi. Stai lontano da tutto ciò che offusca il luogo in cui si trova. Non esistono luoghi che non siano sacri, soltanto luoghi sacri e luoghi profanati. Accogli quanto viene dal silenzio. Fanne il meglio che puoi. Con le minute parole che a poco nascono dal silenzio, come preghiere riverberate verso chi prega, puoi
componi una poesia che non turbi il silenzio da cui è nata. Questo è un testo straordinario perché Barry sa quello che sanno i veri uomini di parola, cioè che le parole nascono dal silenzio. E la parola sembra il contrario del silenzio, ma in verità la parola autentica nasce dal silenzio. La parola, le chiacchiere no, le parole ossessive nascono da altre parole ossessive. E invece la parola poetica nasce dal silenzio, cioè nasce da un momento di contemplazione. E poi dopo fuoriesce. E poi torna il silenzio. E forse qualcosa si riformerà dopo. Chi apre una radura fa un'opera d'arte. Gli alberi della vera foresta del mondo la circondano festosi. E il ruscello fa parte della festa. Scorre accanto e scende a fondo, reso musicale. E cadendo forma il declivio, eppure cade e si riposa. Mentre si leva un canto. Il campo plasmato da mano e sguardo, dal lavoro quotidiano, da speranza che supera il torto, eppure il dì di festa, pur diviso, deve restare negli scuri meandri del terreno che la mano non illumina. La grande vita spezzata si fa strada lungo le orme piene di steli delle formiche. Sgomenti della nostra provvidenziale tenuta, vi arriviamo con fatica e vi restiamo per grazia ricevuta. Questo non è lavoro a pagamento. Con questo investimento ci si costruisce un posto, ci si costruisce un modo, perché l'amore tocchi terra. Nella sua ambizione e nella sua avidità violenta, il mondo si rivolta contro questa possibilità, eppure il mondo sopravvive grazie alla sopravvivenza di questo generoso lavoro d'amore. Ecco, qui Barry descrive una cosa rara, cioè i lavori che uno fa con tutto se stesso e che sono lavori d'amore, cioè lavori che uno non fa perché deve essere pagato. Cosa, capite, un privilegio rarissimo ormai. Poi, certo, puoi anche essere pagato per il lavoro che fai, ma soprattutto un lavoro che fai perché lo ami. E quindi è un lavoro che va contro, in qualche modo, è un lavoro non alienato, diciamo così. Un lavoro non alienato, una rarità. Quanti di noi oggi fanno un lavoro che amano veramente? Per esempio, capite il lavoro degli artisti, per esempio, il lavoro degli artigiani, il lavoro di chi può seguire i propri tempi, è una cosa ormai rarissima oggi, assolutamente rara. Ecco, e Barry sta un po' parlando di questo. Ecco, poi c'è quest'altra poesia. Vi piacciono queste poesie? Sono molto belle, sì. Sì, a Wendell Berry. Allora, State a casa. Questa poesia descrive un'esperienza che Berry ha visto spesso, perché naturalmente le campagne sono state abbandonate, tutti si sono riversati nelle città. Capite che forse adesso accadrà il contrario. Tutti si riverseranno nelle campagne, tutti andranno a vivere in montagna. Basterebbe pensare alle temperature di oggi nelle grandi città italiane. Quelle poi senza fiumi e senza mare, immaginate che cosa succede. Ecco, e qui Barry descrive proprio questo movimento che avviene e quello che lui sente invece di dover fare. State a casa, io voglio aspettare qui nei campi, per vedere quanto bene la pioggia fa l'erba nel lavoro dei campi, lontano dalla vita degli uomini. Io sono a casa. Non venite con me, state a casa. Io voglio stare nei boschi, dove gli alberi antichi si muovono solo col vento e quindi con la gravità. Nell'immobilità degli alberi sono a casa. Non venite con me, state a casa. E qui capite che c'è un po'... Ecco, noi siamo qua, quindi... Secondo me il nostro vecchio Barry un po' aleggia qui anche oggi, dal Kentucky a Fai, c'è un po' di Wendell Berry che circola in questi meravigliosi boschi. Ecco, vi dicevo però che queste poesie, che hanno uno sguardo così contemplativo, alcune volte si aprono a delle fortissime denunce. Fino adesso forse soltanto la prima in parte e qualche verso
di un'altra che vi ho letto. Che cos'è che va contro questa possibilità di utopia? Capite? Quella che descrive Barry è un'utopia possibile, cioè un mondo a misura d'uomo. Un mondo in cui tu fai un lavoro che ami, un mondo in cui costruisci qualcosa che è tuo, che cresce con te, in cui sei in contatto profondo con gli affetti, con la natura. Che cosa minaccia tutto questo? Quello che minaccia di più tutto questo è la cupidigia, cioè l'avidità, la bramosia di potere e di guadagno. Questo è il nemico fondamentale. Sapete come Dante chiamava questa roba qui? Fin dal primo canto della commedia. La chiamava la lupa. È la lupa che già fe viver grame tante genti. Questa bramosia di volere sempre di più. Questo è il nemico, sotto tanti punti di vista, per Dante e 7 secoli dopo per Wendell Berry, che probabilmente un po' di Dante lo conosce, anche se è americano. Ma ha studiato in Europa ed è venuto anche in Italia, il nostro Wendell Berry. Allora, vi leggo queste poesie che sentirete hanno dei toni diversi. Allora, questa è una poesia che è stata scritta nel 91 durante la guerra del Golfo. L'anno inizia in guerra. Le nostre bombe cadono notte e giorno, ora dopo ora. Con la morte all'estero placano l'ira, la follia e l'avidità in patria. In cima alla nostra vertiginosa torre cerchiamo di dominare il mondo. Il nostro odio scende ad ammazzare gente che non vediamo, perché abbiamo ceduto i nostri occhi a chi è al potere e alle macchine, e ora siamo ciechi al mondo. Questo è un paese dove niente di bello dura. Calpestiamo, sventriamo e schiantiamo. La gente abbandona la terra scende al mare. Donne e uomini in gamba muoiono, case belle e vecchie crollano, vecchi alberi belli cadono. Autostrade e centri commerciali garantiscono ancora il diritto e la libertà di essere pacifici assassini, fedeli assassini, ghiottoni magri oppure puttane sane. Non perdoniamo nessun nemico. Perdonati da nessuno, viviamo la morte della libertà. Diveniamo quello che temevamo di essere. Ecco, sentite che questa è una potentissima poesia di denuncia del 91 e è l'indignazione del poeta di fronte a un mondo che diventa distopico, che però purtroppo è anche la nostra quotidianità. Questa è l'età della nostra assenza dal mondo, anche se lo abitiamo ancora. Siamo ormai spettri, disincarnati dal terreno originario, dai mali inflitti alla terra, all'acqua, all'aria, alla luce. I salici indigeni, i nostri antichi vicini, sono spariti dal fiume. E chi se ne è accorto? Il dominio dell'anonimato offusca la terra, dove voci meccaniche ci guidano nel buio. Ecco, anche qui sentite che c'è una critica molto forte di quella che ormai alcuni chiamano la tecnocrazia, cioè il mondo che segue soltanto i tempi della tecnologia, che non sono i tempi umani. Non sono i tempi umani, anche perché la tecnologia che cosa fa? Ogni cosa che viene fuori è più veloce, no? Questa è la caratteristica. La tecnologia è basata su un principio di accelerazione. E noi esseri umani alcune volte ci piace, un giorno ci piace andare veloci, un giorno dopo ci piace andare lenti, un giorno dopo ci piace star fermi. E l'essere umano è così, un giorno vogliamo andare a 300 all'ora, un giorno passeggiare, un giorno stare sulla maca. E invece i tempi della tecnologia sono tempi accelerati. Il problema è che sono i tempi che sono diventati i nostri tempi, cioè tempi imposti all'essere umano. Ecco perché Barry è critico in qualche modo della tecnologia, non perché è ottuso in sé rispetto a delle scoperte che possono anche essere interessanti, ma al dominio di una cultura tecnologica che prende tutto dentro di sé. Vi leggo ancora qualche testo. Vi va se vi leggo ancora qualcosa? Allora, sono tutti testi molto duri questi.
Guardate fuori, venite alla finestra, guardate fuori e vedrete la valle che rinverdisce nel ricordo di tutte le primavere passate e venture, il bosco che perfeziona con pazienza immortale le foglie, che sono l'opera di tutto il tempo, il platano di monte, le cui membra bianche hanno sparso la storia della vita dell'uomo con la vecchia corteccia, il fiume che vibra al respiro del mattino, come la pelle sfiorata di un cavallo, e vedrete anche l'ombra che il fuoco gli getta sopra, la guerra che illumina la sua strada bruciando la terra. Venite alle finestre, genti del mondo, guardate fuori a quello che vedete ovunque siate e vedrete quell'ombra danzargli sopra. Vedrete che il vostro posto, ovunque siate, la vostra casa, il giardino, l'officina, la foresta, la fattoria, porta l'ombra della propria distruzione della guerra, che è l'economia dell'avidità, che è saccheggio, che è l'economia dell'ira, che è il fuoco. I signori della guerra vendono la terra per comprare fuoco, vendono l'acqua e l'aria della vita per comprare il fuoco. Sono uomini piccoli, diventati grandi a forza di volere spingere tutto quello che esiste in una perfetta assenza. La loro intenzione di distruggere tutto è saldamente fondata sulla loro volontà di distruggere ogni posto. Ogni casa del mondo è alla loro mercé. La casa del contadino, della lontra, del gufo, sono tutte alla loro mercé. Essi non hanno misericordia, posseggono odio, quindi non hanno misericordia. La loro avidità è l'odio verso la misericordia. Le loro tasche tintinnano delle monetine dei poveri. Il loro potere è la volontà di distruggere qualsiasi cosa per la conoscenza che è denaro, che è potere, che è vittoria, che è la cenere sparsa dal vento. Ecco, questa è un'altra grande poesia di invettiva. Il poeta torna anche a contestare il mondo, è il ruolo di un poeta. Un poeta deve celebrare il mondo e contestare il mondo. Celebrare il mondo, in questo caso il mondo della natura, e contestare un mondo deviato. Ecco perché in Wendell Berry gli accenti diventano così accesi anche. E ancora, lasciate le finestre, uscite fuori, genti del mondo, scendete in strada, scendete nei campi, scendete nei boschi, lungo i corsi d'acqua, andate insieme, oppure soli, dite no ai signori della guerra, che sono il denaro che è fuoco, dite no dicendo sì all'aria, alla terra, agli alberi, sì alle erbe, ai fiumi, agli uccelli e agli animali e a ogni essere vivente, sì alle cose piccole, sì ai bambini, sì. Straordinaria poesia che ricorda forse un po' il finale del monologo di Molly Bloom dell'Ulisse di Joyce, che è tutto un fluire di sì, 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 fino proprio all'ultima parola di quel romanzo grande, in parte illeggibile, che è l'Ulisse di Joyce, yes, finisce. No? Dire no e dire sì, dire no ai signori della guerra. Il fuoco, naturalmente, di cui parla Berry, non è il fuoco come elemento, ma è l'economia del fuoco che brucia tutto, l'economia della CO2 anche, l'economia che brucia il petrolio che ci sono voluti milioni di anni che si formasse come se niente fosse, l'economia dell'accelerazione, l'economia della velocità, e questo è il fuoco di cui parla Berry, non il fuoco come elemento che naturalmente è tanto nobile quanto l'aria, la terra e l'acqua. Questo è il senso della sua denuncia. Ancora, è dunque questo quel che accadrà? La candela della libertà sarà spenta da chi ha giurato di difendere la libertà e canta sempre le lodi della libertà. Le loro lodi consoleranno i liberi che si sveglieranno in prigione quando la Carta dei diritti si sarà infine dissolta nell'indifferenza del grande sé della forza. Quando i forti avranno perfezionato il loro trionfo sui deboli, le grandi sinfonie saranno ancora eseguite nelle sale da concerto e nelle radio, per consolare gli smemorati e gli impassibili. Le porte dei musei d'arte resteranno aperte, premiando gli oppressi per la loro oppressione.
I poeti intoneranno ancora i loro fluenti canti su se stessi, per premiare i timorosi del loro timore. Oh, gli eccellenti artisti di suoni, di forme, di colori, di parole, accetteranno ancora con fierezza i loro incarichi nelle università, i loro premi, finanziamenti, borse di studio. Nel giorno in cui la bruttezza sarà perfezionata in macerie e sangue, la bellezza e l'amore per la bellezza saranno ancora lodati da coloro che sono ben pagati per lodarli. Se non possono parlare liberamente per sfidare la ricchezza che si autoelegge come virtù, è meglio che le arti del piacere e della bellezza cessino, che ogni poeta e cantore della gioia mutolisca, quando chi è al potere, perché possiede tutte le parole, le ha svuotate di ogni significato, sia il silenzio a parlare per noi. Quando la luce della libertà si spegne sui pavimenti, quando ogni orecchio attende solo il bussare alla porta nel buio della mezzanotte, tutte le orchestre suonino soltanto una lunga nota di dolore. E sentite che poesia forte, eh? Mentre il mondo impazzisce di bruttezza, i poeti hanno il dovere non di continuare a fare i loro premi o di autoincensarsi, ma hanno il dovere di denunciarlo, altrimenti è meglio che le arti cessino, dice paradossalmente, che non diventino artisti di regime, ma che contestino le ingiustizie che sono davanti a loro. E adesso torniamo a una nota un pochino più contemplativa. Questa poesia si intitola L'eternità non è l'infinito. L'eternità non è l'infinito, non è così tanto tempo, non inizia alla fine del tempo, non funziona parallelamente al tempo, nella sua interezza è sempre stata, nella sua interezza sarà sempre, è assolutamente presente, sempre. L'eternità non è l'infinito, l'eternità è presente anche adesso, in questo istante, mentre noi leggiamo le poesie di Wendell Berry. Bene. Io adesso me sto zitto però, perché ho parlato un'ora e passa. E allora, c'è tempo, se voi credete, a me fa molto piacere questo, magari di sentire vostre impressioni, qualcosa. Non ho parlato di Bradbury, ma tanto vi ho detto, insomma, che ho preferito anche leggervi Wendell Berry, che è poco conosciuto. Però mi piacerebbe così sentire se ci sono vostre impressioni, cose che vi hanno colpito, domande, riflessioni, anche perché viviamo un contesto molto, molto particolare, insomma un grande dono anche che ci hanno fatto gli amici di Fai Vacanze, di poter fare letteratura e leggere insieme in un posto così. Per cui c'è anche un microfono se volete, ma anche con grande semplicità. A me aiuta molto sentire che cosa pensate voi, perché io magari ho delirato per un'oretta e voi vi siete sorbiti i miei deliri, e quindi sentire anche cosa ne pensate voi. Tanto io mi riprendo un attimo, bevo anche un po' d'acqua. Voi non vi interrogo, state tranquilli, perché sorge sempre anche questa... incubo, no? Del passato che riemerge, no, non c'entra niente, proprio per dialogare insieme, leggendo cose belle. Conoscevate tutti questi autori? No. No. Non conoscevate chi? Berry. Berry non è conosciuto. Però come vi dicevo è molto tradotto, quindi adesso se poi cercate qualche bookstore, poi lo ordinate in libreria, ma sono tradotti romanzi, poesie, poche purtroppo, e saggi, molto belli, molto belli. Aspetti signora che le do però il microfono così, anche perché abbiamo, no sa cosa, che abbiamo anche una diretta Facebook così perché c'è qualcuno, e così se lei... Ditemi sempre il nome, per cortesia. Sì. Mi chiamo Mara. Sì. Io avevo letto 1984. Sì. E devo ammettere che non sono arrivata fino alla fine. Mi aveva procurato veramente una... angoscia. Un'angoscia tale che
poi non ero riuscita, insomma, a terminarlo. Sì. Proprio per le situazioni in cui si trovano i personaggi, sì, di cui abbiamo, sì, sentito, ecco. Sì. E quindi questa angoscia viene dal fatto che, appunto, ti rendi conto che ti stai avvicinando ad un mondo che viene avanti, un mondo che temi proprio che in breve ti possa raggiungere e possa trasformarsi così, per cui fa proprio paura. Fa paura, certo. Quasi che ciò che è scritto lì diventi una profezia che si avvera. Grazie Mara, io raccoglierei un po' di vostre impressioni se vi va. Ma Barry vi è piaciuto quindi? Molto, eh? No, come mai? Ma perché ci pareva più una prosa che una poesia. Ah. Proclami, diciamo, non è piaciuto. Ho capito. Il nome? Suo nome? Daniela. Beh, interessante. Beh, lo leggiamo tradotto, eh? Naturalmente. E poi un poeta americano. E i poeti americani hanno vantaggi e svantaggi, sono liberi. Cioè, è il verso libero di Walt Whitman, per esempio. C'è dietro la lezione di Whitman. Io sono europeo, se scrivo una poesia c'ho dietro 2000 anni di storie e più, ho 1000 forme metriche. E invece un poeta americano ha una libertà che, da una parte, magari può sembrare rendere più naif la sua poesia, ma dall'altra è molto più sorgiva sotto alcuni punti di vista la sua poesia. Quindi dovete tenere conto anche di questo. E poi lo stile di Barry è uno stile cristallino, a differenza quindi, come dire, di tanta poesia del Novecento, che è una poesia ermetica, potremmo dire così. Quella di Barry è cristallina, quindi da questo punto di vista può sembrare una poesia molto facile. Però capisco, la riserva la capisco, anch'io sono europeo e quindi, c'è qualcosa, se per esempio qualcuno di voi ha mai letto le poesie di Raymond Carver, che è soprattutto noto per i racconti, le poesie di Carver sono apparentemente proprio dei racconti messi in forma di versi alcune volte, quindi c'è un effetto di straniamento, però sono anche delle possibilità che ha la poesia americana proprio perché ha meno storia. E quindi può essere uno spaesamento, però. E poi non tutte le poesie sono di indignazione, perché alcune invece sono poesie più contemplative. Ecco, ho provato anche. Tenete conto che questo signore avrà scritto, insomma, una decina di volumi di poesie. Io ve ne ho lette 15-16, prese tra molte altre che avrei potuto scegliere. Per cui. Però bello, discutiamo anche di. Come dire, di impressione. Invece qualcuno che ha trovato queste poesie emozionanti? Prego. Allora, aspetti. Ecco, signora, prenda il microfono. Grazie. Mi chiamo Ivana. Sì. E sono qui a FAI, oggi per un po' per caso. Sì. Qui, ed è stato un incontro. Mi scuso per la voce, ma sono reduce da una certa influenza. È stato un incontro veramente molto emozionante. E, mi sento, come dire, per dovere di reciprocità e di così restituire a questo momento veramente tanto estasiante per me, statico anche, questa breve testimonianza. Allora, ho letto 1984 molti anni fa, conosco un po' Huxley, non conoscevo per niente Barry. E sono rimasta davvero molto colpita per questa sua capacità di parlare con il silenzio, con il mondo, la natura, e di rimanere così cristallino e tagliente, al tempo stesso morbido, affettuoso, amorevole, attraverso queste parole bellissime. Quindi sono un po' emozionata, si sente,
perché oltre alla bellezza delle cose che lei ci ha letto, è stato veramente molto intenso questo incontro con voi, con lei, con il bosco. E quindi grazie. Grazie Ivana, grazie. Ok, ancora, se così, con proprio grande semplicità. Giuliana, hai quasi voglia di parlare, no? Non ti sentire chiamato in causa per forza, naturalmente. Però ti vedo un po' lì. Io sono a letto, rilascio. Eh beh, certo. Sì, naturalmente, alcune volte... Poi noi abbiamo la possibilità di confrontarsi anche... Naturalmente, sì, più tardi. Ancora qualcuno di voi? Che... Non ci resta che ringraziare e complimentarci con la bellissima relazione coinvolgente che ha saputo donarci con tanta passione. Bene, grazie, grazie. Beh, insomma, sono molto aiutato da questo contesto, poi sono testi molto belli, alcuni molto inquietanti, sicuramente Mara... I testi sia di Huxley che di Orwell sono dei testi che non sono pessimisti. Ecco, guardate, questa è anche la cosa importante, no? Perché uno legge 1984, se qualcuno di voi sa come è andato a finire, vabbè, lo sa, adesso non lo sto a ripetere, però naturalmente sono testi molto duri, ma quando uno scrittore scrive testi così duri, in verità c'è sempre una nascosta speranza. Altrimenti un totale pessimista non scriverebbe un libro. Pensate che Orwell ha finito 1984 su un letto di ospedale. È morto giovane, tisico. E non so dove abbia trovato le forze per completare questo libro, battendolo poi a macchina in ospedale, e dall'altra curando il piccolo figlio adottivo che aveva con sé, per cui ci sono delle immagini di Orwell malato con questo piccolo bambino, la moglie era morta poche settimane prima improvvisamente, e quindi c'è una forza di vita paradossalmente in Orwell incredibile, anche se il libro è molto cupo, perché descrive delle possibilità negative dell'essere umano, e quindi è giusto che uno provi angoscia, anche se lo scopo di questi autori è di risvegliarci rispetto a queste possibilità negative. Quindi non sono autori che menano gramo, perdonate se sono banale, ma sono autori che, avendo attraversato spesso Orwell personalmente, Orwell aveva fatto anche esperienza di che cosa voleva dire il totalitarismo, era andato a combattere nella guerra di Spagna e aveva visto che cosa stava succedendo, ha scritto un libro bellissimo, anche Omaggio alla Catalogna, sulla guerra di Spagna. Quindi sono libri che da una parte vogliono, certo sono libri problematici, ma che vogliono farci riflettere affinché noi non permettiamo che queste cose si riverifichino. Questo sotto alcuni punti di vista è il punto. Attualmente da noi sulla scena della nostra letteratura ci sono scritti Ma è una domanda o un'affermazione? No, una domanda. No, chiedevo perché... Insomma. Ultimamente abbiamo visto libri, sulla natura, certo. Certo. Ma il discorso è complesso. Sicuramente la letteratura vive delle stagioni. E oggi è una stagione non delle più propizie per la letteratura, nel senso che la letteratura tende anch'essa a essere una letteratura molto mercificata, e quindi invece questi sono tutti libri di ricerca, cioè sono tutti scrittori che ricercavano con i loro libri, e quindi esistono ancora evidentemente libri che nascono da una profonda ricerca, però è anche vero che la letteratura tende molto alla mercificazione oggi. Ecco. Sì. Uno dopo la prima guerra mondiale, uno dopo la seconda. Aspettiamo quelli che usciranno dopo. È vero, certo, è vero.
Questo è anche vero, naturalmente stiamo passando anche dei tempi cupi e quindi è possibile che la letteratura risorga anche. Ecco, io devo dire anche che i libri che ho scritto lì li ho sempre scritti come avventure di ricerca, perché credo che la letteratura sia questa, quindi mi interessa questa... Capite anche che comunque questi libri richiedono anche impegno, cioè libri come questi che abbiamo, di cui abbiamo parlato oggi, Orwell, Huxley, sono libri che richiedono impegno anche da parte di chi li legge. Oggi sotto tanti punti di vista ci abituiamo anche a una lettura semplificata e questo è pericoloso. E invece grazie a Divana anche per la restituzione, molto, molto emozionante. Anche per me è molto importante sentire la vostra risonanza perché se avviene qualcosa leggendo questi testi, tenete conto che non sto facendo uno spettacolo, sto proprio facendo lettura di testi insieme. E se questo ci emoziona, se questo ci risveglia, beh, allora vuol dire che abbiamo passato del tempo umano insieme, per cui grazie. Bene, bene, grazie, arrivederci. Ecco, qua ci sono un po' di miei libri, se volete curiosare, io sono qua e ve li dedico volentieri. Arrivederci. Bene. Ok, magari Nicolò chiudiamo, perfetto. Beh, dai, anche nei tempi direi. Allora, ci dovrebbe essere un termine, perfetto. Aspetta che... Ah, qua, sì. Sì.